È il 2023 e siete alla ricerca della vostra prima auto JDM. Bene, questa non lo è, così come non lo sono tutte le varie Civic D-Series, Kangoo, Sad Boy, tutte belle marce a 4.500 euro su Autoscout e il 95% circa delle auto in vendita su JDM Marketplace. Ma se siete alla ricerca di un'auto giapponese, divertente, con tanto potenziale, e ancora reperibili a prezzi umani, questo video fa il caso vostro. Perché se allo stesso prezzo cercano di vendervi una Civic 1004 da 90 cavalli con cerchi Japan Racing e varie parti AliExpress, beh, con meno di 5.000 euro potreste portarvi a casa questa simpatica vetturetta giapponese. 5 cose da sapere. 1. Nobuhiro Monster Tajima. Il nome e la faccia non vi dicono nulla? Beh, se vi mostrassi questo invece. Monster Tajima è un famoso preparatore pilota che ha corso con la mitica Suzuki Escudo Pikes Peak. Dietro al progetto della Swift Sport ZC31S c'è il suo zampino. Infatti, quest'auto, oltre a uscire con dei pistoni forgiati di serie ed un cambio a lei dedicato, che poi ritroveremo in una versione simile sulla SX4, ha subito parecchie migliorie rispetto alle altre versioni, tra cui frizione maggiorata da 200 mm, assetto più rigido e dischi da 276 all'anteriore e 278 al posteriore. Quindi non le classiche gallette di riso che vediamo al posteriore su certe piccole auto pepate. 2. Pedaliera e cambio. La pedaliera di questa scatoletta è una goduria. Mi ha insegnato a fare il punto-attacco e ad esercitarmi giorno dopo giorno, cercando di perfezionare il più possibile la tecnica. Ma non è solo merito della pedaliera, ma anche del cambio bello preciso, cosa che purtroppo sulle serie successive si è un po' perso. Ha i rapporti corti e perfetti per quando ci si diverte. Manca però una sesta marcia per l'utilizzo in autostrada. 3. Il motore. L'auto monta un motore M16, 1.6 aspirato a fasatura variabile, 125 cavalli per 148 Nm di coppia, 6.800 giri il limitatore sulle versioni iniziali, 7.200 sulla fase 2. Non è fatto per fare gli spari al semaforo, il cambio corto comunque aiuta l'auto a stare sotto i 9 secondi nello 0-100. Ma per ottenere qualche cavallo bisogna spenderci parecchi soldi. In Giappone vendono di tutto, tra kit turbo, volumetrici e il sacro graal delle ZC31S, il kit M19, in grado di portarla a 1.900 di cilindrata per qualcosa come 180 cavalli e 200 Nm di coppia e tanti soldi da spendere. Personalmente la ritengo la modifica più intrigante per quest'auto, dato che non cambierebbe troppo la sua natura. La soluzione low budget, tenere tutto il motore stock, tranne il terminale, e godersi il suo motore di serie che, pur non essendo un mostro di potenza, ama girare alto e ama essere sfruttato. Evitate come la peste le versioni a cui è stato montato l'impianto GPL. 4. Handling. Con un buon assetto tende al sovrasterzo e se si molla il gas nel momento errato, il posteriore tende a partire. Così come in staccata il retrotreno si alleggerisce e tende a scomporsi. Ma l'auto continua a trasmettere comunque un senso di totale controllo e di sicurezza. La tenuta di strada, sempre parlando della mia esperienza con assetto a ghiera e le giuste gomme, è incredibile. Anche alle alte velocità nei curvoni e non solo nel misto in cui riesce a dare da filo da torcere ad auto ben più blasonate. E in caso di errori, anche più gravi, con le giuste correzioni mi ha sempre permesso di portare a casa entrambi sani e salvi, oltre ad una lezione. Diciamo che in alcune occasioni, se fossi stato con un Saxo VTS, auto che apprezzo moltissimo, non penso che ne sarei uscito allo stesso modo. 5. Sottovalutata. Si tratta di un modello sottovalutato, un po' come la buona Colt CZT, forse per via della sua estetica che non a tutti piace, o meglio, non viene percepita come sportiva. Ma già da nuova era in grado di offrire molto ad un prezzo molto accessibile,
a discapito di plastiche poco ricercate ma resistenti nel tempo, a differenza del tessuto dei sedili che è un po' più delicato. È un'auto perfetta per chi è in cerca della sua prima macchina pepata o per qualcuno che voglia fare un progetto per la pista. Per ora è economica, affidabile e divertentissima. Del resto, se al Nürburgring viene utilizzata da 3 generazioni per il noleggio, un motivo ci sarà. Bene, ti ho convinto? Ne vuoi cercare una? Ecco i consigli per l'acquisto. Sul prezzo io non spenderei più di 4.000 euro per un modello sopra i 160.000 km, ma è un argomento molto complesso, varia da modello a modello. La distribuzione a catena e fino ai 250.000 km non dovrebbero esserci problemi. Quindi, oltre alle solite cose che bisogna verificare, bisogna prestare molta attenzione ai modelli che hanno. Paraurti anteriore totalmente verniciato di rosso. In alcuni casi anche di tonalità differente rispetto alla carrozzeria. Questo significa che è stato sostituito. Per quale motivo? Era semplicemente rovinato? Oppure l'auto è stata incidentata? Impianto GPL. Se l'impianto GPL è montato su quest'auto, non compratela. Il motore è robusto, però non digerisce il GPL. E poi è una bestemmia montare il GPL su un'auto del genere. Se i consumi sono un problema, esiste la versione diesel. Non comprate la ZC31S. Sul tappo della benzina, il modello indica 98 RON, quindi è giusto che beva solo la 180. Per qualsiasi dubbio sul modello, curiosità, domanda, iscrivetevi, lasciate un like e commentate.